Pace, grazie, buongiorno a tutti. Luigi mi scrive, un po' lunghetto, ma è necessario leggere tutto. Vorrei porti una domanda. Io sono battezzato in acqua, non ancora nello Spirito Santo, ma ho realizzato chiaramente il significato e la portata del sacrificio di Cristo, che è morto su quella croce, anche per i miei peccati, ed è per me mio personale Salvatore e Signore. In molte cose la sua opera mi ha cambiato dentro. E dato consapevolezza e compunzione di peccato. Ma nonostante ciò, ci sono delle cose nella mia vita che dovrei lasciare andare per poter piacere a Dio, che però, nonostante i miei sforzi giornalieri, riesco ad abbandonare soltanto in parte o temporaneamente, come ad esempio il piacere di fumare tabacco. Fra parentesi, non sigarette di cui non sopporto l'odore, immagino che sia la pipa. Oppure la rabbia e i pensieri negativi verso chi mi fa del male o si comporta in maniera scorretta. Vorrei sapere se chiedere perdono al Signore ogni giorno di tali mie mancanze, di essere lavato e purificato dal sangue di Cristo, basta ad essere giustificato e perdonato. Oppure tutto ciò mi impedisce di ricevere benedizioni nella mia vita e risposte alle mie preghiere da parte del Signore dal momento che mi è stata rivelata la verità e sono consapevole che certi miei comportamenti sono sgraditi al Signore, grazie. Ok, caro Luigi, prima di tutto grazie per la tua franchezza. Uno dei modi per valutare la maturità spirituale di una persona è proprio quella di saper riconoscere le proprie mancanze. Sono fiero di te. Adesso lasciami rispondere alla tua domanda, punto per punto. 1. Tu hai detto, in molte cose la sua opera mi ha cambiato. Anche se comprendo ciò che vuoi dire, ricordati che la salvezza non è un cambiamento di molte cose, ma è una rinascita di tutto. Quando si accetta il sacrificio sostitutivo di Gesù, l'amore di Dio ci uccide con Cristo, seppellisce in Cristo e ci fa risorgere attraverso Cristo. 2 Corinzi 5,17 dice chiaramente: se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. 2. Mi ha dato compunzione di peccato. L'opera dello Spirito Santo non è quella di compungere di peccato, ma quella di affermare il nostro perdono totale di quel peccato da parte di Dio. Questo è ciò che lo Spirito Santo fa con il mondo, i pagani, i non credenti. Giovanni 16,8. Quando sarà venuto lo Spirito Santo, convincerà, fra parentesi, o compungerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia, al giudizio. E questo è ciò che fa con i credenti, i figli di Dio e i cristiani. Ebrei 10, 15, 17, lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza, infatti dice, non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. 3. Ci sono cose che dovrei lasciare andare per piacere a Dio. Le cose di cui parli le devi lasciare andare per far piacere a te, amore mio, non a Dio. L'unica cosa che fa piacere a Dio è la tua fede. La tua decisione di credere che Dio esiste e che ti ama a tal punto da aver messo a tua disposizione una rimunerazione per quella fede, unica e completa, che si chiama salvezza. Ebrei 11,6. Ora senza fede è impossibile piacergli, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il rimuneratore di quelli che lo cercano. 4. I miei sforzi giornalieri. Indubbiamente esiste un elemento in questa equazione di salvezza che richiede la tua partecipazione, il tuo impegno, la tua forza di volontà. Ma la forza della fede non risiede nelle tue opere, risiede nel tuo riposo. È solo quando ti rendi conto che senza di lui non puoi far niente, tiri un respiro di sollievo e ti appoggi allo schienale spirituale della poltrona della tua posizione in Cristo. Efesini 2,6. Dio ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, che potrai affermare quanto dice l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 12, dal 9 al 10. Cristo mi ha detto, la mia grazia ti basta perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di Cristo riposi su di me, perché quando io sono debole, allora sono forte. 5. Vorrei sapere se chiedere perdono ogni giorno di tali mancanze basta per essere giustificato e perdonato. La risposta è un semplice no. Sei stato giustificato e perdonato attraverso il sangue di Gesù versato sulla croce, non attraverso la tua giornaliera richiesta di perdono. Dopo una lunga lista di qualificazioni per non entrare nel regno dei cieli, l'Apostolo Paolo dichiara in 1 Corinzi 6,11.
tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Ricordati, Luigi, che contrariamente a ciò che i religionisti affermano, il perdono di Dio non è mai stato elargito grazie alla richiesta dell'uomo, ma solo ed unicamente grazie al versamento del sangue di un sacrificio innocente. Ebrei 9:22, senza spargimento di sangue non c'è perdono dei peccati. Ed una volta ricevuto quel sacrificio, il perdono di Dio copre tutti i tuoi peccati, passati, presenti e futuri, Colossesi 2:13. Con Cristo Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati, perdonandovi tutti i peccati. 6. Tutto ciò mi impedisce di ricevere benedizioni nella mia vita e risposte alle mie preghiere da parte del Signore, dal momento che mi è stata rivelata la verità e sono consapevole che certi miei comportamenti sono sgraditi al Signore. No, Luigi, non è il Signore che blocca le tue preghiere o le tue benedizioni a causa dei tuoi comportamenti sbagliati. Sono i tuoi comportamenti sbagliati che lo fanno. Il tuo peccato è stato completamente distrutto, cancellato, annientato dal sangue di Cristo, versato sulla croce una volta per sempre. Ma le sue conseguenze su questa terra rimangono pur sempre deleterie nella tua vita. Quando Dio istruì Adamo di non peccare mangiando il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, non gli disse: se non mi ubbidisci ti uccido. No, disse: se lo fai morirai. Il salario del peccato è la morte. Gesù è morto per te e si è caricato sulle spalle quel salario per quanto riguarda l'eternità. Ma per quanto riguarda questa vita, su questa terra, la retribuzione del peccato rimane e rimarrà sempre la morte. La morte del matrimonio, la morte della salute fisica, la morte dell'autostima, la morte delle relazioni, la morte della pace interna, la morte della gioia, la morte. Il peccato per il credente è tossico e il suo risultato è morte, sempre. 7. Per concludere, caro Luigi, tutti noi pecchiamo regolarmente, ogni giorno, volontariamente. Non farti confondere dai religionisti che ti dicono di smettere di peccare, non lo puoi fare. E sono loro i primi a non farlo. Matteo 23:24 Gesù dice: gli scribi e i farisei siedono sulla cattedra di Mosè, legano infatti pesi pesanti e difficili da portare e li mettono sulle spalle degli uomini, ma essi non li vogliono smuovere neanche con un dito. Ciò che ti invito a fare è mettere in pratica una frase pronunciata da Francesco d'Assisi: comincia col fare ciò che è necessario, poi ciò che è possibile. E all'improvviso, aggiungo io, attraverso l'intervento di Dio, ti sorprenderai a fare l'impossibile. Convinciti della tua perfezione in Cristo, Ebrei 10:14, con un'unica offerta infatti li ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. E lascia che sia quella convinzione interna a cambiare la tua situazione esterna attraverso la potenza dello Spirito Santo che vive in te. Romani 15:13, ora il Dio della speranza vi riempia di ogni gioia e di ogni pace nella fede affinché abbondiate nella speranza per la potenza dello Spirito Santo. Un caro abbraccio, Luigi.